Questa è una citazione, come potete vedere, da letteratura europea e medioevo latino 1948. Allora, non pensiate che vi riporto indietro di 50, 70, quasi 80 anni, perché in realtà questo libro è stato ristampato per la quinta volta proprio quest'anno nella traduzione italiana. 48 si riferisce alla traduzione, all'edizione originale. Come potrete capire dalla data, che è un libro che è stato pensato durante il nazismo e durante la Seconda Guerra Mondiale come mimesis di Auerbach, che è stato pubblicato nel 1946. Anche questo di Curtius è stato pubblicato immediatamente dopo la Guerra Mondiale, e questo ha un profondo significato perché entrambi sono due grandi riflessioni sulla crisi che ha investito l'Europa e di cui la Seconda Guerra Mondiale è stato il precipitato più tragico. Durante questo periodo questi due enormi personaggi, che in realtà sono coloro che hanno scritto i due libri ancora oggi, dopo appunto 80 anni, i due libri più importanti e più letti sulla letteratura europea, li hanno pubblicati quasi come reazione alla tragedia, alla crisi che era piombata sull'Europa. Io partirò da questo di Curtius non perché sia stato appena ripubblicato, ma perché da un punto di vista di approccio, a differenza di Mimesis, è un libro che inizia proprio, come potrete vedere da questa citazione, con una trattazione intitolata Letteratura europea e medioevo latino, che affronta il problema di che cosa sia una letteratura europea e a cosa serva. Aggiungendoci ora a trattare questo argomento, noi ci riferiamo all'Europa non in senso geografico, ma in senso storico. Quella europeizzazione del quadro storico, oggi tanto necessaria, evidentemente tanto necessaria, come se volete il manifesto di Ventotene, che è stato il manifesto fondativo dell'Europa, scritto durante la prigionia di Spinelli, di Colorni e di Rossi a Ventotene. È un momento in cui, dopo lo scontro fra le grandi potenze europee, l'idea di Europa sembra diventare veramente praticabile, e in effetti, bisogna dire, pochi anni dopo lo diventerà, tanto che la concezione che Curtius espone in questo libro fu poi accusata da una parte della critica, soprattutto quella della Germania Est, ma poi anche parte della critica di sinistra della Repubblica Federale Tedesca, di essere una sorta di supporto ad Adenauer e alla politica europea di Adenauer. Se l'Europa è un organismo che partecipa di due insiemi culturali, quello antico mediterraneo e quello moderno occidentale, lo stesso deve valere anche per la sua letteratura, che può essere come un tutto unico soltanto se entrambe le sue componenti vengono comprese in uno sguardo solo. Badate che pure questo è un problema che noi ci trasciniamo dal punto di vista politico ancora oggi. Vedete che qui Curtius in realtà dal punto di vista politico e culturale non si limita all'Europa carolina, ma dice che l'Europa partecipa di due insiemi, quello mediterraneo e quello moderno occidentale, l'Europa centrale. Ancora oggi, voi sapete che spessissimo, leggendo i giornali, noi ci troviamo di fronte al problema di una doppia Europa, l'Europa dei paesi cosiddetti frugali, avrete sentito, quelli che hanno i conti in ordine e compagnia bella, quelli che non hanno il peso dei migranti e delle migrazioni per mare, e quello dei paesi mediterranei per quanto riguarda le migrazioni, soprattutto l'Italia che sta in mezzo al Mediterraneo. E questi due mondi dell'Europa spesso collidono per cultura,
religione, la gran parte di quelli del nord sono protestanti, e abitudini. Invece, secondo i criteri correnti, la storia letteraria dell'Europa moderna avrebbe inizio appena intorno al 1500. Questa, per esempio, è una concezione che, se voi leggete La storia d'Europa de Naudi, dove il capitolo di letteratura europea è stato a suo tempo affidato a un grande critico come Franco Moretti, Franco Moretti inizia la letteratura europea esattamente dal 1500, perché secondo lui, lui segue un principio esattamente contrario a Curtius: si dà Europa in quanto si dà una articolazione con corde discorde, diciamo, fra gli stati europei, che però si riconoscono in un insieme unico. Mentre tutto il processo di Curtius è teso a individuare quali sono le radici unitarie della letteratura europea e quindi, se vogliamo, dell'Europa. Il che equivale, questa è una bella battuta, a proporre una descrizione totale del Reno, realizzandola poi solo per il tratto da Magonza a Colonia. La letteratura dell'Europa moderna è tanto legata a quella dell'Europa mediterranea come se il Reno accogliesse le acque del Tevere. È una proiezione immaginifica, ma molto efficace, credo. Quindi la letteratura europea inizia dal tardo, dalla antichità greco-romana, e i 1000 anni della letteratura latina medievale sono fondativi per tutte le letterature europee, di qualunque lingua siano espresse. Per questo l'opera si intitola Letteratura europea in Medioevo latino. Guardate bene che oggi il Medioevo latino, anche all'università, come sapete, non è, si studia, ma non è una materia fondativa, anche se chi fa alcune materie, poniamo come filologia romanza, necessariamente dovrebbe lavorare sulla letteratura latina medievale e sulle letterature nei vari volgari romanzi, perché sono letterature che partono pari pari, a volte anche dalla traduzione vera e propria di opere medio-latine. La letteratura europea abbraccia il medesimo periodo di tempo della cultura europea, comprenderci ciò, cioè, scusate, qui ho trascritto, non ho corretto, cioè circa 26 secoli calcolati da Omero a Goethe. Quindi lì abbiamo una definizione spaziale della letteratura europea: Mediterraneo e Nord, tutta l'Europa mediterranea e nordica. Qui abbiamo una definizione temporale, non inizia, come ho già accennato prima, dal 1500, cioè dopo la scoperta dell'America, se vogliamo fissare un altro grande evento, è inizio dei grandi stati nazionali, ma inizia prima, inizia con le cosiddette radici greco-romane, giudaico-greco-romane. Lo studioso che ne conosce direttamente solo 6 o 7, o si rimette per tutti gli altri secoli a manuale di consultazione, e si rimette, somiglia a quel turista che visita l'Italia solo dalle Alpi all'Arno e impara tutto il resto dal Baedeker, che era un famoso manuale del tempo con cui si girava il mondo. Qui è una pretesa che, vedete bene, già nel 1948 era abbastanza inattuale, pensate ora, però nel corso dell'opera viene un po' corretta. Il presente atemporale è tra virgolette, perché in realtà qui sta citando un famoso articolo di un suo grande amico e il più grande poeta di lingua inglese del Novecento, credo, cioè Thomas Stearns Eliot, che in un libro intitolato Il Bosco Sacro scrisse un articolo sulla tradizione e teorizzava appunto la letteratura come presente atemporale. E ancora più recentemente, L'Emilio e una notte, Calderon, L'Odissea, Eschilo, Petronio, Dante, Tristan Corbiera, la mistica spagnola in Eliot.
esistono inesauribili possibili rapporti reciproci. Oggi questa la chiameremmo letteratura comparata, forse, ma per voi e per la scuola anche questa è un'indicazione fondamentale, perché al di là del problema letteratura europea è indubbio che studiare una letteratura nazionale, perfino una grande letteratura nazionale come quella italiana, senza tener conto delle altre letterature europee, in realtà di una in particolare fino al 1600, cioè di quella francese e provenzale, non è possibile, perché come la letteratura francese e provenzale procede da quella mediolatina, così quella italiana procede da quella mediolatina, ma per quanto riguarda la lirica e poniamo il romanzo, direttamente dalla traduzione, i primi testi sono le proprie traduzioni da queste letterature. Dopodiché, per la parte moderna, quando si esaurisce la grande egemonia italiana dell'umanesimo e del Rinascimento, l'Italia è debitrice costante fino al Novecento, è quello che esamineremo nella seconda parte della conversazione, fino al Novecento è debitrice diretta e traduttrice anche delle altre grandi letterature europee, di quella spagnola, di quella inglese, di quella tedesca che comincia da un punto di vista europeo più tardi e poi anche di quella russa nell'Ottocento. Avete visto che Zelensky ha protestato perché aprono la stagione della Scala con una grande opera lirica, il Boris Godunov. Vedete come a parte la drammaticità delle situazioni a volte ottenebra le menti, ma vedete come la cultura e la letteratura poi abbiano un riscontro immediato a volte nella vita politica, anche nei fatti più strani. Che cosa c'entri il Boris Godunov con l'aggressione russa in Ucraina? È una cosa che non è facile capire. Ora, tutti questi autori, anche quelli moderni, sono quelli che fondano la rete della letteratura europea e la sua lunga durata inizia dai greci, continua, non termina, fino al romanticismo. Allora, quindi, non storia della letteratura, qui avrei fatto meglio ad aggiungere nazionale, se ci fosse entrato, noi possiamo dire per quello che ci riguarda italiana, ma analisi comparata, perciò, delle letterature, della letteratura italiana con le altre letterature. Sia che sia quella italiana il modello delle altre, sia più frequentemente appunto alle origini e poi dal 600 in poi, siano le altre modello di quella italiana. Come la letteratura europea deve essere considerata una totalità, così il suo studio deve procedere soltanto sul piano storico, ma non in forma di storia della letteratura, punto esclamativo. Vedete che questa è un'affermazione che, trasferita immediatamente sui banchi scolastici, già solleverebbe un putiferio, no? Perché noi insegniamo, voi insegnate normalmente dico, perché invece sia qui, sia molti di voi già sia presenti sia da remoto fanno uno studio di tipo comparatistico, però per esempio non è questo il modo in cui si insegna la letteratura italiana alle università, nella gran parte delle università italiane d'oggi, e vedremo che qui anche su questo punto, per quanto riguarda le università del tempo tedesco, Curtius aveva delle cose da dire. Non in forma di storia della letteratura. La storia, quando si limita ad esporre e ad elencare, fornisce solo cognizioni di eventi in serie. È la cosiddetta storia evenemenziale, quella contro cui poi nacque la grande storiografia francese delle Annales, quella basata sulla lunga durata. Ora, una cosa che quasi nessuno sa o ha memorizzato, è che in realtà, vedete, questa idea di una lunga durata della letteratura, di una
studio strutturale della letteratura, che sarà la grande scoperta, si dice, delle Annales e di Fernand Braudel, e in realtà dovrebbe essere la scoperta di Curtius, in realtà prima ancora di Curtius e di altri, però non sul piano letterario, di altri che dagli anni 20 in poi, da Spengler a Jorsch, è un momento, come vedremo, in cui si comincia a pensare alla storia in termini di morfologia della storia. Curtius trasferisce questa idea di morfologia della storia, di storia non evenemenziale, ma di storia che non si limiti a esporre eventi in serie, sul piano letterario. E possiamo considerarlo come il primo inventore, per così dire, della lunga durata. Tanto vero che Fernand Braudel, quando uscì la traduzione francese, ma non prima, non al tempo della traduzione tedesca, la traduzione francese di Curtius esce nel 1956, quella italiana nel 1992, per ragioni che non vi sto a spiegare, ma è molto significativo, e hanno a che vedere con la cultura idealistica italiana, Braudel fece una recensione entusiastica di letteratura europea e mediolatina, perché vi ritrovò le ragioni del suo metodo e delle Annales. La considerazione storica, invece, attenzione a questi passaggi, ha il compito di spiegare e di approfondire la materia. Deve adottare metodi analitici per scomporla, come fanno i reagenti nei processi chimici, e per evidenziarne, attenzione a questa parola, l'intima struttura, che traduce alla lettera il tedesco Struktur. Nel 1948 siamo di fronte a un personaggio che interpreta la storia con metodi che si collocano all'insegna del strutturalismo, in realtà, di quello che sarà poi lo strutturalismo linguistico e critico degli anni 60 e compagnia. Domenica, ieri è uscita una recensione sul Manifesto a questa nuova traduzione, a questa nuova edizione con alcune novità di letteratura europea e medioevo latino, in cui per la prima volta finalmente c'è un critico intelligente che fa notare come questo libro ha operato un vero e proprio cambio di paradigma dal punto di vista della, come uno dei primi a introdurre il concetto di struttura nella critica e nella storiografia letteraria. Nel far ciò, i punti di vista debbono sempre fondarsi sull'analisi comparata delle letterature, e cioè sui dati concreti. Solo una scienza, cioè i testi, e la comparazione fra i testi, non, come dicevano i tedeschi, Leben und Werke, cioè vita e opere, come si usa ancora adesso nei manuali di storia della letteratura, e non c'è verso di cambiarli da questo punto di vista. Sembra che gli studenti, se non sanno chi era la madre di Manzoni e la zia, non possano capire I Promessi Sposi. Naturalmente la storia e la storia della famiglia pure ha un certo rilievo, ma a volte poi negli studenti rimane soltanto la storiella che Leopardi era gobbo e infelice e che il padre di Leopardi era reazionario e cattivo. Nel far ciò, i punti di vista debbono sempre fondarsi sull'analisi comparata, eccetera. Solo una scienza della letteratura che segua procedimenti storici e filologici potrà essere all'altezza del compito. Quindi è uno storicismo strutturale, ma guardate, è uno storicismo non lineare, cioè da A a B, da 0 a 1, evenemenziale. È uno storicismo strutturale, ricerca gli elementi di unità e continuità nella storia. E qui c'è l'attacco alla università del suo tempo, che devo dire, non con sorpresa, ma ogni volta devo dire con rammarico, penso che si possa applicare, o si potesse soprattutto, ma anche oggi, anzi per certi aspetti pure peggio, si possa applicare a come si insegna la letteratura all'università e conseguentemente come la si insegna poi a scuola. Una scienza della letteratura europea così concepita
non trova posto, né potrebbe trovarlo nelle nostre università, stipate di minuziosi corsi specialistici. Questo sembra addirittura profetico, perché mentre una volta ci si laureava in lettere, quando mi sono laureato io, con 9 esami fondamentali e gli altri cosiddetti complementari erano scelta dello studente, adesso le grandi discipline sono state spezzettate in più parti, anche per favorire le carriere dei docenti e dei professori. Per cui voi avete una disciplina come filologia romanza, che una volta era la sola, filologia che copriva tutto il mondo romanzo come fatto comparato, adesso c'è la filologia ibero-romanzo, c'è la filologia italiana, c'è la filologia francese e compagnia cantata. E la stessa cosa si può dire per le materie di letteratura italiana. È inutile, vi faccio l'elenco, lo sapete meglio di me. L'organizzazione accademica degli studi filologici e letterari corrisponde ancora alle concezioni scientifiche del 1850. Oggi, nel 1950, altrettanto anacronistica quanto lo sarebbe il sistema ferroviario del 1850. Figuriamoci a 25 anni dal 2050. Abbiamo modernizzato in 100 anni le ferrovie, non abbiamo però aggiornato i metodi per trasmettere la tradizione. Una cosa però si può dire: se non si modernizza lo studio della letteratura europea, non è assolutamente possibile studiare la tradizione europea. E infatti, di fatto, la tradizione europea, la letteratura europea, nelle università non si studia, non c'è una materia di questo tipo, né tampoco, pensate un po', quando si fece l'Unità d'Italia, cosa avvenne immediatamente dopo? Per voi e per me, per noi, pensare ai problemi che dovette affrontare la classe dirigente italiana subito dopo l'Unità d'Italia e parlare di qualcosa di anacronistico e lontano e forse misterioso, ma pensate che dovevano unificare dal punto di vista giuridico, ferroviario appunto, linguistico, molti stati italiani che, se avessero parlato come parlavano solo il 4% degli italiani nel 1870-60, era in grado di capire l'italiano, che era un italiano scritto, un potente strumento di comunicazione e unificazione dell'Italia, ma i parlanti parlavano il loro dialetto, no? Allora uno dei grandi problemi fu di unificare l'Italia dal punto di vista linguistico e letterario e culturale, e fu allora che sorse il primo canone scolastico, no? Che stranamente, da un certo punto di vista, al contrario di quello che poi è avvenuto fino a 20-30 anni fa, comprendeva autori contemporanei come Manzoni e Leopardi, che allora erano autori contemporanei come lo sono oggi per noi, Pasolini, già Pasolini non è più tanto contemporaneo, ma La Ferrante, per dire, va bene? O quasi. Ora, questo aspetto, questo problema enorme che dovette affrontare l'Italia dopo l'Unità d'Italia, se ci pensate bene, è assolutamente analogo a quello che si dovrebbe affrontare nell'Unione Europea, perché noi siamo nell'Unione Europea, malgrado quello che taluni pensino o non vogliano. La grandissima parte, 2/3 delle leggi che ci regolano, sono leggi fatte in Europa ormai, no? Non è possibile, fortunatamente, pensare di potersi, fortunatamente sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista civile, uscire dall'Europa. Gli inglesi, che l'hanno fatto, come avete visto, sono in una situazione economica ormai finanziaria disastrosa. Disastrosa e ancor più dal punto di vista culturale. Reggono perché sono stati un grande impero, hanno una straordinaria capacità scientifica e tecnologica ereditata, ma bisogna vedere quanto tempo durerà tutto ciò. Ora, quello che dovrebbe fare l'Unione Europea sarebbe affrontare il problema che affrontò l'Italia dopo
il 60, per esempio dal punto di vista letterario. Si dovrebbe introdurre, io credo, una materia, letteratura europea, questa di Curtius, che fondandosi su un canone di opere comuni a tutta l'Europa, fosse insegnata e ponesse in tutte le università europee e nei licei almeno europei. E noi alla Sapienza alcuni anni fa facemmo una ricerca, un sondaggio, non sarebbe una cosa tanto difficile, perché se voi chiedete, come abbiamo chiesto ad alcune migliaia di studenti europei e ad alcune centinaia di docenti di letteratura europea, quali sono per esempio i 10 autori più importanti della letteratura europea, voi trovereste che il 70% nella parte più bassa della classifica, fino all'80% nella parte alta, non potendo designare neppure scrittori e opere del proprio paese, ha designato gli stessi autori. Quindi c'è un malloppo, un canone di autori che già sarebbe disponibile, e di opere, questo anche per le opere. E la cosa singolare è che fra questi autori, oggi ci può sembrare singolare ma non lo è affatto, fra questi autori e opere, quelle nei primi 10 posti e nei primi 5 a volte sono Dostoevskij e Tolstoi, cioè due russi. La prima guerra mondiale aveva posto in evidenza la crisi della cultura europea. Come nascono, come crescono e tramontano le culture e gli elementi storici che le sostengono? Questo è il grande problema di Curtius e degli intellettuali europei e dei politici europei dopo la Seconda Guerra Mondiale. Questo è il grande problema che ha anche l'Europa oggi di fronte ai grandi imperi cinese e statunitense. La risposta a questa domanda può provenire solo da una morfologia comparata delle culture che operi secondo una logica stringente. Ora, vi avevo accennato prima alla morfologia della storia, a quest'idea che la storia si potesse studiare per grandi strutture che avevano una lunga durata. Nel 1917, dopo la Prima Guerra Mondiale, badate bene, anche in questo caso dopo un'altra gravissima crisi, che fu realmente quella che affondò la potenza e la cultura europea, Spengler pubblicò un'opera che ebbe un enorme successo, Il tramonto dell'Occidente. Da molti punti di vista è un libraccio, perché è un libro dilettantesco, però ebbe un successo straordinario anche presso grandissimi intellettuali. E da Spengler poi e da altri, appunto questo Jolles, un olandese, guarda caso anche lui poi di simpatie naziste, che scrisse Forme semplici, cioè le forme strutturali semplici con cui si può studiare la storia. Perché ho detto guarda caso? Per una ragione che poi vedremo. Fino a Braudel noi troviamo l'idea che non si deve più studiare la storia in modo lineare, ma Curtius da un punto di vista di prospettivismo. L'unica possibilità e l'unico strumento con cui riuscirà a noi, ai nostri posteri, di dominare la molteplicità delle forme di vita e dei valori della civiltà che il sincretismo della nostra epoca ci porta. Allora, perché bisogna studiare la storia dal punto di vista strutturale? Perché noi siamo in un'epoca caratterizzata da un'enorme diffusione del sapere e dei testi e delle letterature. Cosa si pone? E questo mette in crisi la cultura che si era fatta fino allora, che era la cultura dell'élite, mentre questo, come le due grandi guerre mondiali, come quello, la crisi che stiamo attraversando adesso, è una crisi che inizia dall'industrializzazione, inizia dallo sviluppo delle grandi metropoli, inizia da questi due aspetti. Perché? Perché è il momento in cui grandi masse di uomini, di esseri umani, si spostano dalle campagne o dal lavoro artigianale e confluiscono in grandi insiemi, dove si trovano a lavorare insieme e a vivere insieme. Nelle metropoli la cultura assume forme, la letteratura assume forme assolutamente inedite fino ad allora. Fino ad allora era una
almeno fino al Settecento. In realtà il processo, se vogliamo definirlo da un punto di vista di periodizzazione, inizierebbe con la Rivoluzione francese e col 1789, cioè, ma è soltanto dal punto di vista politico, non dal punto di vista della critica letteraria. Dal punto di vista della letteratura anche allora avviene un rivolgimento, perché è dopo la Rivoluzione francese che si scopre che le masse possono andare al potere politico e piano piano che queste masse che si addensano in grandi città, la Rivoluzione francese fu la rivoluzione di una grande testa, Parigi, rispetto a tutte le campagne, no? E la stessa cosa avviene in tutte le grandi metropoli, da Londra a Berlino, che si sviluppano in questo momento. Sono città, luoghi in cui si addensano esseri umani, in cui la letteratura che si faceva a corte, no? La musica che si faceva a corte, l'arte che si faceva a corte, evidentemente non basta più, non è più quella che serve. Ecco che c'è una molteplicità di forme di vita e di valori, questa molteplicità però che effetti ha sugli intellettuali come Curtius, che era un liberale conservatore molto, molto duro anche da un certo punto di vista, mai nazista però, contrariamente a quello che qualcuno ha scritto ogni tanto, rimase in Germania, ma è chiarissimo dal suo epistolario, da quello che ha fatto, compreso questo libro, e scrisse anche un violento pamphlet antinazista e antibolscevico nel 1932, lo spirito tedesco in pericolo. Ma dal punto di vista di Curtius, grande intellettuale, grande filologo, frequentatore della più alta cultura liberale europea, queste nuove forme di vita e di valori della civiltà, queste nuove letterature, questa espansione, questa penetrazione, come disse un famoso intellettuale pure degli anni 30, gli anni in cui si decide la svolta della cultura europea, e gli anni in cui Curtius, dal 33 al 48, scrive letteratura europea e medioevo latino, in questo periodo scoppia tutto e gli intellettuali si scoprono esponenti di un mondo che è in crisi. Ecco, la parola crisi è una parola che secondo me dovrebbe diventare una parola chiave, un lemma chiave dell'insegnamento della letteratura del Novecento a scuola. Perché se voi ci farete caso, provate a interrogare sotto questo lemma tutti i grandi autori della letteratura europea e italiana e scoprirete che tutti i grandi autori, non i piccoli e i medi che continuano a ripetere la storia della bella scrittura, delle belle lettere che si rifanno alla tradizione passata, tutti i grandi hanno dovuto fare i conti con la crisi della cultura di élite, che si identificava con la cultura europea, cioè quello che fa Curtius. Ma Curtius lo fa dal punto di vista del grande conservatore, liberale. Vuole salvare il salvabile di quella cultura. Letteratura europea e medievo latina è una specie di enciclopedia, di repertorio, di attraversamento di 2000 anni della storia letteraria europea, dai greci fino a Goethe e al Novecento, meno il Novecento in lui, ma il Novecento c'è in Auerbach, che parte dagli stessi presupposti con un altro metodo, è un compendio in un malloppone così, ma un malloppone di 700 pagine che vi dà, attraversa tutta la letteratura europea. Come, dice Curtius, fece Cassiodoro quando si trattò di salvare dai barbari la letteratura europea. I nuovi barbari per Curtius sono il nazismo e il bolscevismo, ma vedete, sono barbari opposti, destra e sinistra, ma quello che interessa non è la loro opinione politica, interessa il fatto che sono i rappresentanti delle masse, di un
di un sforzo delle masse per arrivare al potere. Ma in effetti le masse, questo riguarda il potere politico, le masse dal punto di vista della letteratura e della cultura erano già arrivate al potere. Pensate a Balzac. Balzac è uno scrittore che scrive, è un romanziere che scrive a puntate, i feuilleton, sui giornali. Ed è ossessionato dal dover consegnare ogni settimana un certo numero di un capitolo, un certo numero di fogli, perché vive del suo lavoro e deve soddisfare i bisogni del pubblico, il bisogno dei lettori. Vedete che già in questo c'è un capovolgimento del paradigma che noi siamo abituati a seguire, assolutamente straordinario. Perché prima c'era l'autore come in Dante, creatore, come nel romanticismo, l'autore che crea la propria opera, e la filologia e la critica che devono ricostruire il testo secondo il volere dell'autore, perché è quello che conta. Con la crisi della letteratura europea, lo scrittore non pensa più di essere un unto del Signore, non pensa più di essere investito dalla grazia divina come Dante per salvare il mondo dalla crisi, o se lo pensa in termini laici, come avverrà in Pasolini. Ma soprattutto quando si impone anche in Italia, pensate a Calvino, un sistema editoriale, ma già precedentemente forte, e così in Europa ancora prima, deve pensare, come nel caso di Balzac, a soddisfare i desideri, le ansie e i bisogni del suo pubblico. È il pubblico che, estremizzando, potremmo dire, crea l'opera. Ma badate bene, chi di voi ha letto Calvino, Se una notte d'inverno un viaggiatore, che cosa fa Calvino? Fa un romanzo saggio, straordinario, con diverse possibilità di esito da pagina a pagina, con la possibilità di saltare pure le pagine, in cui è il lettore che, tra l'altro, è rappresentato come tale nell'opera, due lettori che si incontrano, e il lettore che si crea il proprio romanzo. Tutto ciò Calvino lo chiamava l'impero del lettore. Questo siamo già alla fine del percorso, ma è un percorso che inizia allora e di cui noi vediamo dal punto di vista del dominare, vedete, dominare la molteplicità, dal punto di vista dell'intellettuale dell'alta cultura europea italiana, dall'Italia a questi convegni della grande cultura europea che si tenevano in Francia a Pontigny, andava il solo Prezzolini. Da questo punto di vista il problema è come dominare la crisi, come poter continuare in un certo senso a fare quello che si era fatto sino ad allora. E però anche loro devono fare i conti col fatto che tutto è cambiato e che quindi non si può fare più critica letteraria come si faceva fino allora. Bisogna inventarsi un metodo nuovo. Nel caso di Curtius, la morfologia della storia. Nel caso di Auerbach, la critica stilistica. Questo sarebbe un bel capitolo, ma non lo possiamo aprire qui. Ma dunque, questa crisi si apre con la Prima Guerra Mondiale o inizia ancora prima? In base a quello che vi ho detto, io credo che inizi prima. Inizia con la crisi della cultura di élite. Della cultura, noi potremmo dire, estremizzando, di corte. Perché noi abbiamo una letteratura cortese che si studia a filologia romanza, con la letteratura dei romanzi francesi e la lirica provenzale, eccetera, che però poi viene scomposta, rifatta ed esaltata dalla cultura comunale italiana, ma poi i comuni diventano signorie. Anche in Italia c'è un'Europa delle corti. La cultura che è in Europa è l'Europa delle corti. Corti signorili e corti regie, ma sempre cultura di corte. Poi invece tutto cambia. Ora, qui vedete, vi ho dato qualche data di cui vi ho già parlato, il 1789, alcuni precursori, perché anche Benedetto Croce agli inizi del Novecento, in un passo molto importante, ebbe coscienza di quello che stava avvenendo.
ebbe coscienza attraverso, per esempio, lo sviluppo di un movimento politico, il socialismo, perché il socialismo rappresentava esattamente l'organizzazione delle masse dal punto di vista politico e l'anelito, per così dire, delle masse, la spinta delle masse verso la presa del potere politico. Ma anche, e già abbiamo visto, ho detto, anche dal punto di vista letterario, perché i generi letterari, i temi, i romanzi di successo sono quelli che ormai detta la cosiddetta massa. Qui c'è un passo che vi ho trascritto da Ortega e Gasset, c'è un fatto che bene o male che sia il libro Il crollo della civiltà, c'è un fatto che bene o male che sia il più importante nella vita pubblica europea dell'ora presente, anni 30 è sempre. Questo fatto è l'avvento delle masse al pieno potere sociale. E siccome le masse, per definizione, non devono né possono dirigere la propria esistenza, qui è un conservatore liberale che parla, è anche un liberale molto duro e molto, per certi aspetti, reazionario, e siccome le masse, per definizione, non devono né possono dirigere la propria esistenza e tantomeno governare la società, vedete che è il problema che si è posto non solo in Italia col cosiddetto populismo, ma in tutta Europa di questi tempi. Se ci fate caso, i problemi che ha avuto l'Italia con i partiti populisti e con le ultime elezioni sono gli stessi problemi che sono stati in Inghilterra con la Brexit, in Francia, in Germania e anche in Spagna. Vuol dire che l'Europa soffre attualmente la più grave crisi che tocchi di sperimentare a popoli, nazioni e culture, la più grave crisi. Questa parola incredibile, crisis, che vuol dire insieme catastrofe ma anche possibilità, badate bene. Non è una parola solo negativa, è una parola che contiene in sé uno stato di caduta, ma una caduta da cui in certe condizioni e a certe condizioni si può andare avanti. Questa crisi si è verificata più di una volta nella storia, per esempio per Curtius, la volta drammatica in cui si era già verificata è stata con la cosiddetta caduta dell'Impero Romano. La sua fisionomia e le sue conseguenze sono note, se ne conosce anche il nome, si chiama La ribellione delle masse, il titolo del suo libro. Quindi per loro il problema è come difendersi, come reagire. Qui abbiamo due possibili soluzioni che vengono praticate. Una critica dall'interno, questa di Ortega e Gasset, di Curtius, di Huizinga. Anche Huizinga in questo periodo dice più o meno le stesse cose. La crisi della civiltà, per Huizinga è tutta la civiltà che è in crisi. Restaurare l'ordine. Ma è possibile restaurare l'ordine? Beh, questo è quello che è una lotta continua che dura fino ad oggi, ma che è sempre, diciamo, uno degli aspetti della crisi. E secondo me ci sono due aspetti, non capire la crisi, e questo è il cosiddetto umanesimo storicista, l'umanesimo lineare, quello contro cui lo stesso Curtius, vedete, ha avuto delle parole, la storia venemenziale, durissime prima, oppure capire la crisi, capire in che modo, non partendo dal passato e arrivando al presente, ma partendo dal presente e arrivando al passato, cioè capire dal problema del presente la crisi con uno storicismo che possiamo chiamare retrospettivo, quello che in qualche modo aveva già adombrato Nietzsche e che arriverà a Benjamin, a Walter Benjamin, che possiamo rappresentare, ma non lo tratteremo noi oggi, come l'altra faccia della crisi, ma ve lo volevo dire perché è il punto più alto della riflessione critica del Novecento, ancora oggi, ed è una riflessione del Novecento, degli anni 30. Benjamin morì, si suicidò perché in fuga dalla Germania nazista era ebreo, come molti di questi grandissimi critici come Auerbach, e credendo che stesse arrivando la Gestapo ad arrestarlo mentre stava passando il confine
fra la Francia e la Germania, dopo l'invasione tedesca della Francia, si suicidò. Ha scritto alcuni dei libri più importanti e belli del Novecento, tra cui questo Angelus Novus, in cui è colui che spiega che cosa significa l'industrializzazione, la riproducibilità dell'opera d'arte, la perdita dell'auralità, della sacralità, dell'autenticità, e quindi la perdita di potere degli intellettuali che della coltivazione, della preservazione della tradizione avevano fatto il loro mestiere. Ma questo appunto è un'altra storia. Invece la rivoluzione conservatrice è quella che risponde alla domanda di restaurare l'ordine. Noi potremmo mettere in questa serie anche i due più grandi poeti del Novecento, forse, Ezra Pound, che voi poi sapete fu processato come criminale di guerra dagli americani, perché americano durante la guerra stava in Italia e fece propaganda per le potenze fasciste durante la guerra, quindi fu internato in un campo di prigionia a Pisa, dove scrisse quell'opera straordinaria che sono i Pisan Cantos, e soprattutto Eliot, che della crisi della cultura europea e della civiltà europea ha dato il capolavoro nella Terra desolata, e che rispetto a Pound si poneva quasi come un allievo. Fece correggere la Terra desolata a Pound, che ne tagliò senza pietà una larga parte. Lui accettò tutto. E quindi sul versante creativo abbiamo, per così dire, un'incorporazione nella crisi, nella grande poesia di questi due signori. E dal punto di vista critico, Incursius e Auerbach, perché da un certo punto di vista, vedete, entrambi, pur nella diversità di metodo, hanno come punto d'arrivo la salvezza della tradizione come selezione, Curtius, cioè i topoi, cioè i luoghi comuni che rimangono tali e quali per 2600 anni della tradizione. Curtius ne dà un'esemplificazione enorme nel volume, dai greci a noi, e che ancora noi oggi usiamo, e sono diventati uno degli strumenti della cultura di massa, uno degli strumenti, per esempio, della pubblicità. Quindi c'è un'incorporazione della crisi nella propria proposta critica, e i topoi rappresentano però insieme la preservazione della tradizione, la dimostrazione che esiste una letteratura europea unitaria e continua nel tempo e attraverso lo spazio, perché riguarda tutti i paesi europei. Dall'altro, Auerbach, che ha lo stesso finalità, entrambi lo dicono esplicitamente qual è il loro scopo, la finalità è la preservazione della letteratura europea e della coscienza europea dalla caduta. Per Auerbach è possibile attraverso lo stile, l'individuazione nel momento in cui c'è uno scarto, una rottura dello stile, in quanto rappresentazione della realtà, ma sempre dal punto di vista dell'osservatore. E soprattutto individua, nel momento in cui la cultura cristiana rompe con la retorica classica e con gli stili della retorica classica che facevano collimare, per così dire, materia e stile, per cui se c'era un processo che riguardava una questione importante si usava lo stile alto, se ce n'era uno che riguardava una questione da poco, un asse, si usava lo stile umilo. Per il cristiano, dice Agostino, omnia quae dicimus magna sunt, tutte le cose che diciamo sono grandi, perché riguardano tutta la salvezza dell'uomo, e quindi noi possiamo usare indifferentemente, in ogni caso, lo stile tragico e lo stile sublime. Possiamo mischiare gli stili, come farà Dante nella Commedia. E badate che questo del mischiare gli stili, che Auerbach riscopre
come elemento chiave della tradizione europea e come elemento chiave per la cultura europea, noi lo ritroveremo in Pasolini fra poco. Tutti e due in qualche modo, ma Curtius veramente in modo quasi esplicito, tanto che l'altro grande critico del Novecento, critico stilistico del Novecento, Leo Spitzer, parlò di Curtius, forse con una punta di malizia, come un philologue doublé d'un politique, un filologo raddoppiato da un politico. Cioè uno, potremmo dire, come disse poi Croce, che si oppose in qualche modo alla traduzione del libro di Curtius in italiano, più che opporsi, gli fece una recensione stroncatoria che pesò molto nel giudizio degli editori italiani in Audi in quel momento, che non vollero tradurlo, per questo è stato tradotto solo nel 92, e scrisse una recensione che si intitolava, negativissima, dei filologi che hanno idee, perché per Croce il filologo è un animaletto benigno, era, che si doveva occupare solo di pubblicare i testi, mentre il resto doveva essere lasciato alla critica del filosofo, del critico filosofo. Mentre, come vedete, questi due signori hanno fatto ben altro. Benjamin, che vi ho citato prima, è particolarmente rilevante per questa coscienza che lui ha di quello che stava avvenendo, un violento rivolgimento che investe ciò che viene tramandato. La riproduzione dell'opera d'arte attualizza il prodotto. Guardate, sembra una frase così per noi ovvia, ma dire che la riproduzione dell'opera d'arte, la riproduzione fotografica, il film, il libro che si stampa in milioni di copie, attualizzano il prodotto, vuol dire operare un cambio di paradigma totale, no? Anche dal punto di vista critico. Significa dover esercitare quel che prima vi ho definito come una sorta di storicismo retrospettivo. Però, al contrario degli altri, egli non pensa a salvare se stesso e la classe di quelli che anche Curtius chiamava i sacerdoti di Sion, gli intellettuali. Pensa che questo rivolgimento della tradizione è l'altra faccia della crisi attuale e dell'attuale rinnovamento dell'umanità. Vedete, crisi come catastrofe da una parte, crisi come possibilità, rinnovamento dall'altra. Nell'istante in cui il criterio dell'autenticità viene meno, si instaura la fondazione su un'altra prassi, vale a dire il suo fondarsi sulla politica, naturalmente la politica con la P maiuscola, non quella che conosciamo ai giorni nostri. Ora, cosa c'entra tutto ciò con il caso Pasolini, che voi troverete in questo corso? È perché ho voluto permettervi tutto ciò, perché io credo che se non si capiscono le origini, le radici, le basi di tutto ciò, è difficile poi capire anche fino in fondo i problemi con cui hanno dovuto confrontarsi gli scrittori del Novecento. E Pasolini è un caso esemplare, al di là di tutto il folklore, di tutta della tragedia che ha vissuto e anche della sua presenza mediatica per 20 anni buoni sulla scena letteraria italiana. Beh, con Pasolini, dietro Pasolini e nella coscienza critica, Pasolini è stato un grandissimo critico letterario, grandissimo, con intuizioni e capacità di analisi che credo abbiano pochi confronti nel Novecento. Bene, Pasolini viene scoperto da Contini, il più grande, dal punto di vista del filologo critico, il più grande, credo, filologo critico del Novecento, sicuramente italiano, e l'unico paragonabile a Curtius e Auerbach. Ma con un'idea, anche lui critico stilistica, ma soprattutto poi inventore della cosiddetta critica verbale. E che cosa ci dice
su quello che è lo spirito del secolo, il cosiddetto Zeitgeist, Contini. Qual è il punto di vista centrale su cui poi lui distende tutta la propria opera critica e grazie a cui scopre Pasolini? Perché, come disse lo stesso Contini, l'unico autore che io ho scoperto nella mia vita è stato Pasolini. Perché appena escono le poesie in friulano di Pasolini, chi gli fa una recensione straordinaria? Contini. Da lì nasce un'amicizia che dura tutta la vita. Anche perché, ma questa è un'altra storia, se vogliamo, Pasolini aveva studiato filologia romanza, Pasolini rimase legatissimo alla filologia romanza tutta la vita, anche a un altro grande filologo romanzo, Aurelio Roncaglia, che ha insegnato alla Sapienza per molti anni. Ma perché? Su quale base? Sulla base che Contini riconosce nella poesia friulana di Pasolini un legame con la grande poesia europea, con la poesia di Stefan Gheorghe, con la poesia dell'espressionismo, con la volontà di usare una lingua incomprensibile ai più, tanto che molti anni dopo Pasolini scrisse anche poesie in una lingua inventata, in cui inventò una lingua, come aveva teorizzato Stefan Gheorghe all'inizio del secolo, quindi la grande cultura decadentistica europea, che è la cultura di Pasolini per tutta la vita, ma che è anche la cultura che analizza attraverso Pascoli Contini. Bene, cosa ci dice Contini della crisi di cui abbiamo tanto parlato? Ci dice qualche cosa che parte dal suo punto di vista di filologo e linguista, interna al fatto letterario. Ecco, quella citazione che vi ho messo. Quando si usa un linguaggio normale, vuol dire che dell'universo si ha un'idea sicura. Sicura e precisa. Quando ciò non avviene, significa che quel mondo è in crisi e che questa crisi si vuole rappresentare. Questo lo dice questo saggio sul Pascoli. Questo è l'altro punto di congiunzione fra Pasolini e Contini. Pasolini fa la sua tesi di laurea su Pascoli. Pascoli è un autore ai più indigesto e non particolarmente apprezzato. Io non lo apprezzavo molto quando andavo a scuola, forse neppure adesso, però Pascoli è stato il grande innovatore espressionista, possiamo dire, della poesia italiana. Quello che introduce il linguaggio comune, quello che introduce il linguaggio onomatopeico, quello che mescola il linguaggio, i linguaggi. Voi sicuramente avrete usato a scuola talvolta un famoso poemetto di Pascoli, Italy, dove Pascoli usa il linguaggio di Broccolino, dell'italo-americano, insieme all'italiano, con esiti, devo dire, straordinari. Tutta la poesia del Novecento, io credo giustamente, secondo Contini e Pasolini, si diparte da Pascoli. E questo che ci dice? Che, vedete, quella poesia friulana, così ermetica, così misteriosa, in un dialetto incomprensibile più, in un dialetto che, badate bene, non è il dialetto materno di Pasolini, questo lui lo chiarirà. La madre di Pasolini non parlava friulano, è una lingua che però è la lingua in qualche modo materna, perché è la lingua del luogo della madre. La madre parlava veneto, perché non era proprio una popolana, che i popolani in Friuli parlavano il friulano, gli altri parlavano in lingua dei dominatori veneti, ma lui sceglie, come dice espressamente in questa conversazione bellissima con John Holliday, guardate John senza H, non pensate a un refuso in questo caso, in cui rifà la storia della propria poesia. L'idea di base della poesia ermetica era questa: il linguaggio della poesia è un linguaggio assoluto. In realtà esistono un linguaggio poetico e uno prosostico in qualsiasi contesto letterario, ma inconsapevolmente gli ermetici esageravano, adottando per la poesia un linguaggio suo proprio ed esclusivo e portando questa posizione alle estreme conseguenze, col risultato di una totale incomprensibilità, di una totale assenza di comunicazione. Gli ermetici, guardate che Contini non solo è noto per essere un grande
critico incomprensibile di più, perché scrive in una lingua alla Gadda, ma fu anche poeta ermetico. Quindi anche questo è un punto comune. Bene, io, continua Pasolini, come linguaggio speciale per la poesia, io adottai il friulano ed era l'esatto contrario di ogni tendenza al realismo. Era il massimo dell'irrealismo, il massimo dell'oscurità. Questo perché ci tiene a dire che era il massimo dell'irrealismo? Perché poco dopo, nella stessa intervista, spiegherà che invece è da lì che si diparte il suo arrivo al realismo. E diciamo un po' la sua ideologizzazione, quella, e però anche la scoperta dell'espressionismo linguistico non misterioso, non incomprensibile più, ma rappresentativo di una realtà sociale. Una volta stabilito tuttavia il contatto con il dialetto, questo ebbe effetti inevitabili. Non appena l'ebbi adottato, mi resi conto di essere approdato a qualcosa di vivo, ricordatevi questo aggettivo, tornerà nell'ultimo Pasolini, di reale, ciò che ebbe l'effetto di un boomerang. Fu attraverso il friulano che incominciai a capire qualcosa del vero mondo contadino. Non potei più fermarmi e cominciai a usare il dialetto come strumento estetico ermetico, ma non più come strumento estetico ermetico, ma sempre più come elemento oggettivo e realistico. Il che ha raggiunto il culmine nei miei romanzi, nei quali il dialetto romanesco viene usato in modo esattamente contrario a quello in cui all'inizio aveva usato il friulano. Quindi, ragazzi di vita, una vita violenta, e poi vediamo il cinema. Ora è su questo punto che noi potremmo ricostruire, non è stato fatto, ma qualcuno di voi potrebbe farlo se volesse, è possibile ricostruire una storia della grande letteratura italiana del Novecento come letteratura espressionista. Perché qual è il grande autore, il più grande romanziere per Contini e anche per Pasolini del Novecento? Provate a fare un nome, va? Dati questi assunti, prego. È Gadda, ovviamente, no? È il principio Gadda che domina su tutto. Ma attraverso Gadda e attraverso Pasolini è qualcosa che poi diventa patrimonio comune di tanti altri. E qui voi potete fare a scuola tutti gli esempi che volete, e forse per chi ci ascolta da lontano ce ne sono tanti altri, anche dal punto di vista poetico. Pensiamo a un autore come Franco Scataglini, di cui è appena uscita un'edizione critica mallopposa con grande introduzione. È un poeta anconetano che scrive in dialetto gontano, anconetano, gontano. Anche lì però non è il dialetto anconetano come non è il dialetto friulano di Pasolini, è un dialetto in parte inventato, reinventato dal poeta. C'è una scuola, c'è un grande filone, ma non solo come scuola, è un modo di reagire alla crisi del Novecento, perché, come aveva detto Contini in quella citazione, non è più possibile usare un linguaggio normale, non è più possibile usare un linguaggio soggetto, verbo, complemento, lineare, nei romanzi e nella poesia. Nella poesia poi si è sempre usato l'ordo artificialis, ma non è possibile più usare, per esempio, solo l'italiano. Come Pascoli si usa di mischiare le lingue. Bene, questa miscela, questa ricerca dell'espressionismo significa coltivare la crisi, capire che la crisi è il tema centrale rispetto a cui le forme della poesia, i generi della poesia, le forme del romanzo, i temi del romanzo debbono essere ristrutturati. Ed ecco che abbiamo Ragazzi di vita e una vita violenta, cioè Pasolini che si cala nell'inferno metropolitano, da cui il suo rapporto con Dante, ma questa è in parte un'altra storia, e che poi arriva dal romanzo espressionistico al film espressionistico, per ragioni che poi vedremo, a
a Cattone, che è una sorta di vita violenta rifatta, Mamma Roma, e in Mamma Roma avviene, scocca un'altra scintilla. Mentre fino a questo punto Pasolini era in qualche modo ammaliato dalla scoperta continiana del plurilinguismo dantesco contro il monolinguismo petrarchesco, vedete, Dante, poeta della crisi, è un Dante plurilinguista, Petrarca è colui che domina la crisi dall'alto della professionalità del grande intellettuale poeta, è un seguace della lingua normale filtrata, Tutto ciò Pasolini lo assume come punto di riferimento per tutta la sua prima attività, ma nel momento in cui, come vedremo, scopre che la sua passione per la letteratura, la sua passione per la letteratura italiana, ha un limite nella lingua che usa e soprattutto nel momento in cui scoppia lo scontro, il conflitto con la società, con la classe dirigente italiana. Pasolini ebbe 33 processi nella sua vita. Arriva a Roma intorno al 1950, 49, 33 processi significa più di un processo l'anno, perché muore nel 1975, mi pare, o 77, 75. 70? 75. Più di un processo l'anno. Ogni volta che può darsi certamente che lui abbia cercato anche lo scandalo, ma questo è uno degli aspetti della crisi della letteratura, che comincia non a caso nel paese più avanzato nell'Ottocento, in questo senso, nella metropoli delle metropoli, a Parigi, con Baudelaire e Rimbaud, i poeti maledetti, Pasolini come reinterpretazione del poeta maledetto nell'Italia e nell'Europa della metà del XIX, del XX secolo. E qui egli scopre Auerbach. Guardate come a volte le date sono importanti. Nel 1956 esce la traduzione italiana di quel Roncaglia che vi ho citato, con una prefazione importante di Roncaglia che vi ho citato, e è in quel momento che, come Brodelli in Francia, la traduzione francese, Pasolini scopre il tragico sublime di Auerbach, che si riversa immediatamente nel cinema. Mamma Roma è un esempio classico, per così dire, del tragico sublime, perché alla rappresentazione di una vita degradata e miserabile da tutti i punti di vista del protagonista si contrappone la musica classica di Bach e del barocco, si contrappone una rappresentazione filmica delle immagini che assumono dalla grande storia dell'arte le loro posture. C'è una famosa immagine del giovane morto che ha la stessa posizione del Cristo di Mantegna. Pasolini negherà che sia il Cristo di Mantegna, è in realtà di un altro pittore, ma è sempre una citazione precisa. Vedete, nel momento in cui si rappresenta lo stile, gli aspetti più bassi della vita, si alza a livello sublime, come nel caso del tragico sublime cristiano. Cristo fatto uomo, figlio di Dio fatto uomo, che sceglie di morire come gli uomini. Il sublime e l'umile. Ma nello stesso momento, adesso vedremo come giustifica, come spiega questo passaggio Pasolini stesso, diventa anche un regista di successo, un grande regista. Fa la cosiddetta trilogia della vita, dove il dialetto e quindi il plurilinguismo viene usato a più non posso, e si rinsalda in altro modo col suo rapporto con la filologia romanza, che inizia con Poesia a Casarsa e vedremo finirà con
il film Salò, le 120 giornate di Sodoma, in cui è veramente incredibile perché sembra quasi un caso di destino, perché è l'ultimo film girato da Pasolini, processato e sequestrato, in cui recita uno dei ruoli principali del film, Aurelio Roncaglia, lo stesso che aveva tradotto appunto Auerbach, che era amicissimo di Pasolini, e fino a Petrolio, dove avviene la scomposizione massima del romanzo. Anche qui, come vedremo per la morte di Pasolini, si resta in dubbio quanto, sto per finire, quanto il caso e quanto il destino e quanto la forza delle cose poi pesino. Perché Petrolio rimane incompiuto per la morte di Pasolini, viene pubblicato da Roncaglia, da una allieva di Roncaglia, come nella forma in cui è, si apre un grande dibattito se in realtà il romanzo era finito così com'era, perché Pasolini non voleva terminarlo nella forma normale, rimane di fatto che anche nella forma, poniamo, non finita, è la destrutturazione del romanzo. Ed è un romanzo che non a caso, come Salò, riprende Dante, riprende il grande poeta della crisi, aia, che è successo, e riprende un discorso con Dante che era iniziato al tempo, a metà degli anni 50. Perché passa al cinema? Ecco, ce lo dice lui stesso sempre nella conversazione con Olide. Avevo abbandonato il romanzo e gradualmente, leggo solo la parte in grassetto, avevo abbandonato il romanzo e gradualmente anche la poesia in segno di protesta contro l'Italia. Volevo rinunciare all'italiano e adottare un'altra lingua. Così mi colpì come una folgorazione l'idea che il linguaggio cinematografico non è una lingua nazionale, ma piuttosto quella che definirei transnazionale. Cioè un operaio, un borghese, un abitante del Ghana o un americano, usando il linguaggio cinematografico, usano tutti un sistema di segni comune. La passione che aveva assunto la forma di un grande amore per la letteratura e per la vita. Vi ricordate quell'aggettivo che vi ho detto di tenere a memoria, vivo? Qui è il Pasolini vitale, sensuale, il Pasolini che sceglie, come dice lui, la vita. Si era spogliata dell'amore per la letteratura diventando ciò che era davvero, ossia una passione per la vita, per la realtà fisica, sessuale, oggettuale ed esistenziale intorno a me. Questo ci spiega anche Sad è un film che si fa fatica a vedere per la violenza delle immagini e delle situazioni, venne appunto sequestrato. Nella conversazione con Gideon Bachmann spiega il senso delle patologie sessuali e della violenza veramente estrema che è rappresentata nel film. Il reale senso del sesso nel mio film è una metafora del rapporto del potere con chi gli è sottoposto, l'annullamento della personalità degli altri, dell'altro, la mercificazione del corpo. È un film sull'inesistenza della storia. E questo ormai dovrebbe ricordarci qualcosa, questa inesistenza della storia. La storia lineare, la storia come progresso. Quella storia che in Benjamin era rappresentata da un angelo, l'angelo Snows, che viene trascinato da una tempesta verso il futuro, ma che ha la faccia rivolta all'indietro, al vedere le macerie che si è lasciato alle spalle. Io prendo tutto ciò come metafora del rapporto del potere con chi è subordinato al potere, quindi vale in realtà per tutti. Io detesto soprattutto il potere di oggi. Oggi è un potere che manipola, trasformandone la coscienza, cioè nel modo peggiore, istituendo dei nuovi valori che sono dei valori alienanti e falsi, i valori del consumo. Qui la polemica contro il consumismo, eccetera, ma anche quella famosa polemica sulle lucciole, vedete come è attuale oggi, che compiono quello che Marx chiama un genocidio di culture viventi, reali, precedenti. Ecco,
Insomma, alla fine, per concludere, Dante poeta della crisi, Pasolini poeta della crisi, plurilinguismo dantesco e crisi, la crisi che Dante rappresenta nell'aldilà, attraverso il viaggio dall'inferno al purgatorio al paradiso, ma Dante aveva una metafisica che lo sorreggeva, no? Arrivava alla visione di Dio per la salvezza dell'umanità. Pasolini non ha nessuno da salvare, non ha una metafisica che lo sorregga, però è come lui e si autopropone come lui esplicitamente, con lo sdoppiamento dell'io, per esempio in Petrolio, come poeta della crisi. Quindi, espressionismo, attraversamento dei generi, sia all'interno del genere romanzo, sia fra letteratura e cinema, Pasolini, poeta della crisi. E volendo noi avremmo anche delle biografie parallele, entrambi cacciati, entrambi vissuti in povertà per un lungo periodo, Pasolini per tutta la vita più o meno, anche lui per un lungo periodo, ma insomma in malo modo, come sapete, quanto sa di sale lo pane altrui, Dante, e Pasolini che si presenta a quel punto dagli anni 70 in poi, come la fine anni 60 e 70, come un interprete della protesta, come un poeta profeta. Poeta della crisi come Dante e poeta profeta come Dante. Tanto che si autopropone in un certo senso in una terribile ed estrema intervista, sempre a Gideon Bachman, non l'ho messo ma credo che sia proprio lui, come una sorta di figura Christi, come Dante ha fatto nella Commedia, a cominciare dai primi versi e dalla cronologia che fissa per il suo viaggio nell'aldilà, che corrisponde ai 33 anni di Cristo. Cristo è intransigente contro il peccato di qualunquismo, il se stesso dello starsene tranquillamente a casa proprio. Chi porta la croce rischia continuamente la vita, la mette sempre a repentaglio. Guardate, questo avviene pochi mesi prima del suo omicidio. Ma vedete come egli si autorappresentasse in forma appunto di figura Cristi, ovvero l'incorporazione della crisi in assenza di una metafisica impossibile, quella dantesca, ma costantemente attraversata fino alla morte per un lungo periodo. Si discusse a lungo se Pasolini si fosse convertito o meno, o volesse convertirsi. In realtà è una lunga ricerca, e non a caso Pasolini fu un autore presso ambienti della Chiesa molto apprezzato. Voi sapete che fece anche un bellissimo film sul Vangelo, in cui fra l'altro mise nel ruolo della Madonna sempre sua madre e vari altri intellettuali come protagonisti, sempre per questo scambio tra reale e immaginario. Bene, ho finito e scusate se ho parlato un po' troppo.